Buongiorno! Oggi ti farò conoscere un poeta, il padre della lingua italiana, ma soprattutto conoscerai la sua opera più importante. Sto parlando di Dante Alighieri. Puoi riconoscerlo dalla corona d'alloro che solo i sommi poeti potevano portare e dal naso aquilino, come il becco di un'aquila. Dante è stato un poeta, scrittore e politico italiano. Nacque a Firenze nel 1265 e morì a Ravenna nel 1321, tantissimo tempo fa. Ma se chiedi a qualcuno chi era Dante Alighieri, saprà sicuramente raccontarti qualcosa di lui. Dante scrisse molte opere, ma la più famosa è la Divina Commedia. Per scrivere questo libro impiegò 15 lunghi anni. Si tratta di un'opera complessa, suddivisa in tre parti che chiameremo cantiche: l'inferno, il purgatorio e il paradiso. A sua volta, ogni cantica è suddivisa in 33 canti. Ma l'inferno ha anche un canto di introduzione, dove Dante presenta la situazione iniziale e illustra le motivazioni del suo viaggio. Dante scrisse la Divina Commedia per spiegare dove finiranno le anime dopo la morte. A seconda di come si sono comportate durante la vita terrena, potranno andare nell'inferno, nel purgatorio o nel paradiso. L'inferno. L'inferno si è formato in seguito alla caduta di Lucifero dal cielo. Lucifero era un angelo bellissimo, ma in seguito ad una rivolta contro Dio, venne scaraventato giù dal cielo e cadendo formò una voragine, che è appunto l'inferno. Nell'inferno si trovano tutte le anime che si sono comportate male durante la loro vita terrena. Il purgatorio. Il purgatorio è come una montagna. Qui si trovano le anime di coloro che si sono pentiti tardi dei propri peccati. Il paradiso. Il paradiso, invece, è come un giardino meraviglioso. Qui si trovano tutte le anime beate che godono di una felicità assoluta. Il viaggio di Dante inizia in una selva oscura. Puoi immaginarla come una foresta. Dante si è perso e non sa dove andare. Si sente insicuro, impaurito e pieno di dubbi. Ma per fortuna, in tutto il suo viaggio, non sarà da solo, ma ci saranno con lui tre guide che lo accompagneranno in tutto il suo viaggio di purificazione: Virgilio, Beatrice e San Bernardo. Virgilio lo conduce nell'inferno e nel purgatorio. Beatrice lo porta in paradiso e San Bernardo gli fa visitare i cieli più alti. Nel suo viaggio Dante incontrerà molte creature. Alcune sono fantastiche, come Caronte, Minosse e Cerbero. Altri invece sono personaggi realmente esistiti: Paolo e Francesca, Giovanni Boccaccio, San Francesco d'Assisi, ma ce ne sono ancora molti altri. Il viaggio di Dante è proprio una gran bella avventura.